servi del vinco madre, non lo temperare, che se lo viene forte la testa fa scaldare. Turbi del vinco madre. Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo un interessantissimo saggio intitolato Marcalada, quando l'America aveva un altro nome, di Paolo Chiesa, che abbiamo il grande piacere e l'onore di avere nostro ospite, appena pubblicato dalla Terza, e io, come mia abitudine, non rubo altro tempo al professor Chiesa perché voglio sentire cosa ci racconta dell'America con un altro nome. Prego, professore, a lei. Sì, grazie. Ringrazio io per l'invito, per questa occasione. Allora, racconto un po' come è nato questo libro, che ha una storia particolare che viene raccontata anche all'interno del volume. Alla fine degli anni 90 è stato venduto all'asta per due volte un manoscritto che si credeva perduto, si pensava fosse perduto, e che si trovava a Milano durante la fine del Medioevo, i primi secoli dell'età moderna. Poi è stato rubato, era finito sul mercato antiquario, non se ne avevano più notizie. Ed è riemerso in America alla fine degli anni 90. Questo manoscritto è un manoscritto di un'opera che è conservata solo qui, non se ne hanno altre testimonianze manoscritte. Ed è una cronaca universale che si deve a Galvano Fiamma. Galvano Fiamma è uno scrittore milanese del 300, molto famoso, diciamo, per le sue opere storiografiche, un grande, uno che scriveva molte opere, molto prolisse, in parte ancora inedite, però complessivamente piuttosto conosciute. Però questo specifico manoscritto conservava un'opera non, fino a quel momento, mai segnalata. Allora, questo manoscritto è rimasto poi in mano privata, perché è stato venduto all'asta, è stato comprato da un collezionista e tuttora si trova in America in una sede che non è pubblica. Grazie alle indicazioni di Ambrogio Cengerle, che è uno studioso milanese, uno studioso di storia medievale, che si era un po' occupato di questa questione, sono riuscito a mettermi in contatto con chi tiene in questo momento il manoscritto e a vederlo, ho potuto vederlo. Ho fatto un viaggio in America, sono stato a New York e grazie alla gentilezza di questa persona ho potuto fotografarlo tutto. Allora, questo manoscritto, dal mio punto di vista, quando sono andato a vederlo, non mi aspettavo granché, sapevo che era una cronaca, sapevo che era un testo storiografico, sapevo che era scritto a Milano, sapevo anche da chi, perché il copista è un copista noto, insomma noto anche per aver lavorato su altre opere di Galvano, quindi non mi aspettavo granché. E così è stato per un paio d'anni, io avevo queste fotografie e ho pensato di creare un progetto didattico. Io ho un buon numero di studenti, un buon numero di laureandi, ho pensato che potesse essere una bella impresa, anche divertente, insomma, che un gruppo di una decina di studenti trascrivessero ciascuno un pezzo di questa opera inedita. Insomma, era un buon tirocinio da un punto di vista linguistico, il testo in latino, da un punto di vista paleografico, da un punto di vista storico, perché in fondo è una cronaca, bisognava individuare i riferimenti, le fonti, un bel esercizio didattico. Però non mi aspettavo nulla più di questo. Invece poi sono arrivate le sorprese. Quali sorprese? All'interno di questa cronaca, che è una cronaca universale, quindi potenzialmente, insomma, il piano dell'opera è una storia di tutto il mondo e di tutte le epoche, dalla creazione in poi, quindi un genere letterario molto comune nel Medioevo e di solito un po' scontato, insomma, si dicono sempre le stesse cose. Invece all'interno, leggendo questo manoscritto, dalle trascrizioni degli studenti, abbiamo pian piano scoperto che c'era una parte abbastanza lunga che era una sezione geografica.
chiaro, Dalvano vuole parlare di tutto il mondo, allora a un certo punto si mette anche a fare una descrizione del mondo, con particolare interesse per le regioni altre, le regioni lontane, l'Estremo Oriente, l'Africa, l'Estremo Nord. Ed è già questo un fatto abbastanza singolare, abbastanza non così comune all'interno di una cronaca universale. Però quello che poi ci ha colpito è che alcune delle notizie riportate da Galvano non si trovavano altrove. In particolare due. Una è quella a cui è intitolato questo libro, insomma, che figura nel titolo di questo libro. Una notizia che si riferisce, che parla di una terra chiamata Marcala. E l'altra, la vedremo dopo, forse un po' meno spettacolare, perché la prima è veramente abbastanza spettacolare, la seconda un po' meno spettacolare, ma lo stesso molto interessante e importante, che parla dell'Etiopia. Quindi due regioni che per l'Occidente medievale erano effettivamente regioni altre, regioni straniere, regioni lontane. Cos'è Marcalada, la prima delle due notizie? Allora, Galvano racconta che i marinai che frequentano i mari della Norvegia e della Danimarca, quindi i mari del nord, parlano di terre che si trovano più a ovest. Parlano dell'Islanda, parlano di una terra chiamata Grolandia, che sarà evidentemente quella che noi oggi chiamiamo Groenlandia, e poi parlano di una terra ancora più occidente, a ovest della Groenlandia, che chiamano Marcalada. Allora, cos'è questa terra chiamata Marcalada? È chiaro che già solo la localizzazione è piuttosto attraente, intrigante, perché a ovest della Groenlandia c'è l'America. Di questa terra chiamata Marcalada, Galvano dice che è una terra boscosa, è una terra ricca di animali, è una terra dove devono abitare degli uomini alti, uomini grandi, perché si dice che ci siano delle case costruite di grandi pietre, che solo quindi degli uomini grandi possono sollevare. Però, dice Galvano, i marinai dicono che ci sono queste notizie, ma nessuno è mai riuscito ad arrivarci, ad avere notizie dirette, perché nessuno è mai riuscito ad arrivarci. Quindi notizie su una terra al di là della Groenlandia, a ovest della Groenlandia, abbastanza precise, però circondate da un alone di mistero, da un alone di inaccessibilità. Cos'è Marcalada? Beh, questo nome è un nome non nuovo, assolutamente eccezionale, assolutamente unico nell'area mediterranea, ma non nuovo nell'area islandese, perché una terra chiamata Markland, che è un nome germanico esattamente equivalente al Marcalada di cui parla Galvano, è una delle terre citate in alcune saghe nordiche, in due saghe norrene, due saghe islandesi, che parlano, le famose saghe, che parlano delle esplorazioni vichinghe sulle coste americane. Famosissime perché sono appunto la prima, fra virgolette, scoperta dell'America da parte degli europei, ma che, per quello che sapevamo fino a questo momento, erano notizie confinate nell'area scandinava, islandese in particolare. Invece qua abbiamo questa notizia che chiaramente si ricollega a queste storie, perché il nome è lo stesso e anche molto simile alla configurazione fisica di queste terre, terre boscose, terre ricche di animali, ma la troviamo in area mediterranea. Galvano scrive a Milano, ma le notizie che ricava, il posto da dove ricava le sue notizie è Genova. Allora, questo è un fatto, io mi fermo qui, io faccio il letterato, faccio il filologo, non faccio lo storico, tantomeno lo storico delle esplorazioni. Però è certamente suggestivo il fatto che a Genova, 150 anni prima di Colombo, Galvano muore intorno al 1345, quindi l'opera viene scritta poco prima, quindi siamo 150 anni prima di Colombo,
A Genova si aveva un sentore, diciamo, si avevano vaghe e indeterminate notizie su terre che si trovavano al di là dell'Atlantico. Queste notizie possono essere state una retroscena, potevano essere una precognizione che in qualche modo ha influenzato, ha avuto qualche effetto nella poi spedizione di Colombo. Questa è una domanda che tutti fanno a questo punto e a cui io non sono in grado di rispondere. Diciamo che ci sono degli elementi a favore, cioè almeno la circostanza è singolare, la coincidenza è singolare, però ci sono anche molti elementi contro, in particolare il fatto che fra Galvano 1340 e Colombo, che come si sa fa la sua spedizione nel 1492, in questi 150 anni non c'è nessun'altra segnalazione. Quindi se figli erano, bisogna essere sicuri che poi si siano annodati. Ecco, la notizia sull'America è una notizia affascinante. Forse storicamente più interessante, però, è una seconda notizia che si trova, che è quella sull'Etiopia. Perché è una notizia storicamente forse più rilevante? Perché Galvano racconta questo, che il prete del porto di Genova, ha lasciato scritto un libretto, una piccola opera letteraria, in cui si parla di una ambasceria condotta, effettuata da un gruppo di una trentina di messaggeri mandati dall'imperatore di Etiopia al re di Spagna e che giungono a Genova in anni che si possono più o meno determinare intorno fra il 1312 e il 1315, dai riferimenti storici che vengono dati. Perché questa notizia è interessante? Per varie ragioni. Uno, perché la fonte, questo prete del porto di Genova, è un personaggio importante. È uno dei primi cartografi del Medioevo, uno che scrive una famosissima, che verga, una famosissima disegna, una famosissima carta geografica, oggi perduta perché è stata distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale, però che conosciamo attraverso delle riproduzioni fotografiche, che questo Giovanni, chiamato Giovanni da Carignano, dal nome della località vicino a Genova da cui proveniva, è uno dei più importanti e dei più famosi cartografi medievali. Quindi non un cialtrone, diciamo, non uno che si accontentava di notizie vaghe, in qualche modo uno scienziato. E se racconta queste cose, le racconta con cognizione di causa, non sta ingannando. In secondo luogo, perché questo libretto che Galvano trascrive, piuttosto ampio, occupa 5 pagine del manoscritto, che è un manoscritto di grande formato, quindi porta abbastanza informazioni. Ecco, questo libretto ci riporta un'immagine dell'Etiopia, di quello che viene chiamata Etiopia, molto, ma molto diversa dall'immagine che circolava ancora in quest'epoca in Occidente. L'Etiopia, l'Africa subsahariana come una terra selvaggia, una terra pericolosa, una terra abitata da uomini mostruosi, da belve, da fiere, talvolta anche la terra del demonio. No, qua l'immagine di questa terra invece è quella di una terra cristiana, una terra civile, di cui vengono dati anche dei particolari inediti. Allora, per esempio, si parla della bandiera, dei vessilli del re, si parla dei sigilli del re, si parla delle forme di archiviazione, dei documenti, dei protocolli documentali, si parla di usanze religiose, si parla di liturgie, si parla di elementi che non potevano essere, diciamo, inventati nell'Occidente, di sana pianta nell'Occidente latino, perché dell'Etiopia si aveva un'idea diversa. Se uno voleva inventare qualcosa sull'Etiopia, non inventava queste cose. Anche in questo caso mi fermo, perché io non sono uno storico dell'Etiopia o della cultura etiopica. Però queste notizie hanno suscitato un certo interesse da parte degli studiosi della materia, perché se queste notizie fossero confermate, oppure comunque andando a fondo si vedesse che si tratta di notizie realistiche, allora avremmo una documentazione eccezionale per la storia etiopica di questo momento.
Novecento. È anche la prima documentazione di un rapporto diplomatico, di un rapporto culturale, diciamo così, fra l'Africa, fra questa regione dell'Africa subsahariana e l'Occidente latino, in particolare Genova. Ultima cosa, che ultima, in realtà ce ne sono ancora altre, ma leggete il libro e scoprirete. Però un'altra cosa particolarmente curiosa e suggestiva che emerge è che abbiamo attestato in questa opera, in questo manoscritto, una versione simile, però leggermente diversa, della famosissima storia della spedizione dei fratelli Vivaldi, che è una storia molto affascinante, una delle più famose e romantiche vicende della storia della marineria. Queste navi che partono da Genova intorno al 1290-1291 per raggiungere le Indie navigando per la via dell'Atlantico, 200 anni prima di Colombo. Delle navi non c'è notizia, si perde la memoria, non si sa dove siano andate a finire, vengono avvistate per l'ultima volta al largo del Marocco, dopodiché basta, nessuno sa più niente di questa spedizione. È una spedizione molto famosa questa, qualcuno pensa che anche Dante, il famoso episodio di Ulisse, abbia preso spunto da questa vicenda, che forse conosceva, però fino a questo momento era attestata praticamente da una sola fonte, cioè Jacopo Doria, che è il cronista genovese degli anni 90 del 200, che appunto la racconta, in poche parole. Galvano la racconta nuovamente, in una forma un po' diversa, con qualche dettaglio, qualche particolare differente, e dice che questa storia, si capisce insomma da quello che dice, si capisce che anche in questo caso la storia proviene dal prete del porto, Giovanni da Carignano, e quindi da una fonte molto vicina agli eventi, non tanto cronologicamente perché ormai sono passati 20 anni, quanto geograficamente, perché il prete del porto era il più titolato, era già prete al momento della spedizione e quindi era il più titolato insomma per sapere queste cose. La differenza fondamentale, un po' romanzesca ovviamente, fra Jacopo e la versione di Jacopo e la versione di Galvano, è che mentre per Jacopo la spedizione si perde, non si sa che fine fa, per Galvano invece la spedizione giunge a terra, ma non è l'India, non è l'America naturalmente, ma è l'Africa stessa. Cioè, secondo Galvano, questa spedizione giungerà in Etiopia e lì gli ambasciatori che arriveranno a Genova racconteranno che nella loro terra erano arrivati questi marinai. Dicevo, un esito romanzesco, probabilmente una storia inventata, una storia un po' consolatoria per andare incontro alla memoria di questi uomini che evidentemente erano morti, però una storia importante perché ci dice qualcosa sulla memoria che Genova aveva conservato di questa spedizione, che appunto è una delle più famose della storia della marina. Un libro di scoperte, denso di scoperte. È assolutamente da leggere, no? Diciamo, le scoperte ci sono. Quello che più mi ha comunque affascinato scrivendo questo libro è il fatto che sono state fatte delle scoperte dove proprio non ce le si aspettava, appunto. Questa ricerca doveva avere degli esiti didattici, doveva avere certo l'edizione di un nuovo testo, però non si pensava di trovare delle cose così originali e così interessanti. Nel libro ho cercato di spiegare come dire, il mio sentimento nei confronti di queste cose, cioè come io ho vissuto questi anni di ricerca e quello che pian piano è venuto fuori, e anche un po' tutta la storia, la vicenda con gli studenti, come il manoscritto è stato visto a New York, come poi le fotografie sono state studiate da loro, come poi altre persone siano intervenuti, vari collaboratori, vari giovani studiosi abbiano dato il loro contributo. Quindi diciamo, oltre al saggio scientifico in sé, c'è anche un po' questa dimensione, se volete, un pochino autobiografica di come si è sviluppato il lavoro. Sì, anche un po' narrativa.
Beh, questo lo devono dire gli altri. No, beh, però immagino, no? Io non ho ancora avuto il piacere di leggerlo, ma lo farò sicuramente. Sì, il tentativo è stato quello di rendere una materia che poteva essere molto arida, insomma, comunque per quanto affascinante e molto scientifica, abbastanza accessibile a tutti, insomma, anche un po' avvincente. Ecco, il libro è costruito per tappe successive in modo da mostrare, certo si annuncia la scoperta fin dall'inizio, però poi il come si arriva alla scoperta è dipanato pian piano. Senti, io intanto ricordo il titolo, così chi vuole va a comprarselo perché merita sicuramente. Il titolo è Marcalada, quando l'America aveva un altro nome, pubblicato da pochissimo dalla Terza, fra l'altro costa solo 16 euro, quindi è assolutamente alla portata, e ovviamente l'autore Paolo Chiesa, che noi abbiamo avuto il grande piacere e onore di avere il nostro gradito ospite per questa presentazione. Vi ricordo di continuare a seguirci sul nostro sito che è www.italiamedievale.org, dove troverete tutte le video presentazioni che abbiamo fatto in questi anni. E quindi, Paolo, grazie davvero tantissimo. Grazie a te per l'invito. Grazie. Urbi del vincomadre, no.